che la possiamo definire, perché così è, una convenzione di responsabilità. Questo è un noi che costruiamo insieme come un atto di grande responsabilità, che viene molto prima della legalità. Meglio ancora è una convenzione di corresponsabilità, la prefettura che fa la sua parte, l'università, il mondo della scuola, è un coordinamento di associazioni, alcune presenti anche in questo territorio, che si sono messi insieme nel nostro paese. Quindi una convenzione di responsabilità, meglio ancora di corresponsabilità. Noi formiamo un atto di grande corresponsabilità, ognuno con il proprio ruolo, con le proprie competenze, però oggi più che mai il segnale da mandare nel paese, ancora una volta, che ognuno deve mettere in gioco la propria parte, la situazione. E allora qualcuno comincia a dare delle definizioni diverse. No, le definizioni non si devono dare. Non c'è problema di una nuova definizione, c'è problema di una nuova comprensione. Perché le mafie cambiano vestito, cambiano nome, cambiano luoghi, ma nella loro essenza non sono mai cambiate. Conoscere cose positive, perché è una cosa positiva, un momento in cui il mondo si incontra, ma anche chiedere conto delle contraddizioni, perché ci impoverisce tutti, perché non aiuta neppure quei paesi se nessuno fa presente che hanno delle contraddizioni. Non possiamo far finta di niente, non è tutto uguale sulla faccia di questa terra, come non è tutto uguale neppure nella storia del nostro paese. E quindi da Bergamo questa convenzione di responsabilità, di corresponsabilità insieme, è un segno dello Stato molto, io ritengo, perché ne abbiamo fatta qui, che io ritengo positiva, ricordo che è bella, è un segno di consapevolezza e di corresponsabilità di grande valore. Quindi grazie a voi.